I campeggiatori sentirono la risata del mostro che proveniva dal bosco, forte e stridula. Nessuno poteva scappare da quel mostro affamato che voleva mangiare Paxton! Mostri che mangiano Paxton? No! Paxton mi ha morso un dito! Davvero inquietante. Fratellino cattivo! Non è cattivo, Polly. Non trarre delle conclusioni affrettate senza guardare oltre. Paxton morde qualsiasi cosa perché gli stanno spuntando i dentini. Poverino, morde tutto e sbava ovunque. Ci passiamo tutti. Spero che questa fase passi in fretta. Non la sopporto proprio. I mostri che vogliono mangiare Paxton non esistono. Ma ci sono quelli che mangiano i marshmallow? Il sacchetto era pieno! Credo che ce ne saremmo accorti. Ci siamo soltanto noi qui. Non basta un po' di pioggia a spaventare la famiglia Pocket. Un mostro! Andiamo via! Papà, non c'è nessun mostro! Polly, perché non vieni con me e andiamo a esplorare cosa c'è nel sottobosco? E poi, qui non c'è campo, non riesco a controllare le email. Sì, andiamo, mamma! Potere Mega Polly! Almeno in questa parte del bosco non piove. Il mio telefono non prende! Forse il ladro di marshmallow è qui. Bigfoot! Ciao, Polly! Bigfoot, lei è mia madre. Oh, è un piacere conoscerla. Spero tu non sia scappato dall'area che non c'è. Sono venuto a trovare i miei e mi mancava tantissimo la cucina di mia madre. Tu che ci fai qui? Una gita. Senti, mentre cerco i miei marshmallow, potresti dare un'occhiata alla mia famiglia? Ma certo, è la prima volta che non mi chiedi delle indicazioni. Grazie, Bigfoot. Mio padre apprezzerà sicuramente. Lui e mio fratello pensano che qui ci siano dei mostri. Oh, ma dai! A più tardi! Cosa dei mostri? Secondo questa mappa, qui c'è una collina che... Ho sentito qualcosa. Viene da lì. Oh, questo è il ladroncolo più bello del mondo! Avevo detto di esplorare il sottobosco, ma non mi aspettavo certo di trovare Bigfoot e i cavallini viola! Non avere paura di noi, piccolo, vieni qui! Guarda, potere Megapolly! Un cavallo piccolo. Vediamo se... Potere Megapolly! Potere Megapolly! Potere Megapolly! Questa è la sua grandezza naturale. Un cavallino viola con una testa magica. Le mail dopo. Ce l'ho fatta. Paxton si è addormentato. Almeno adesso non morde. Ah! Ho portato con noi un sistema di sicurezza. Tua madre dice che è solo uno spreco di soldi, ma oggi avrò la possibilità di dimostrarle il contrario. E vai! Così quel mostro dei boschi non ruberà più i nostri marshmallow! Mostro dei boschi? Non mi pare che ci siano dei mostri in questo bosco. Il mostro! Vorrei capire perché fa così con la testa. Vediamo più da vicino. Poteri minifogli! Oh, diamole un nome. Che ne dici di Marshmallow? Ehi, Marshmallow! Cosa ci fai in giro per il bosco da sola? Credo sia la sua famiglia. E quella deve essere lei! Istinto materno attivato. Ok, questa cucciola è lontana dalla sua mamma. Inaccettabile! Dobbiamo portarla da lei! Sì, sono d'accordo, ma... come? Allora decido io come fare. Questa avventura la ricorderò. Sì, però decidilo in fretta. Lasciami pensare, potremmo...
Marshmallow ha lasciato le tracce. Proviamo a seguire i segni luminosi. Dovrebbero portarci dalla sua mamma. Forza, piccola, andiamo a cercare la tua famiglia. Finisco solo di avvitare la centralina e saremo finalmente protetti da ogni tipo di mostro. Ecco fatto! Accensione fra 3, 2, 1... Forza, Bigfoot, sei grande e grosso! Non mangiarmi, ti prego! Ciao! Che ci fai qui? Secondo me dobbiamo proseguire da questa parte. Oh, potrebbe essere sua mamma. Di qui! Wow! Questo non c'è sulla mappa! Com'è possibile che questo sia reale? Beh, sono realmente spaventati. Si vede che gli manca la loro piccolina. Ve l'abbiamo riportata noi! Così? Non aiuta. Ma lei non è un unicorno, è un cavallo! Aspetta! Dove vai, Marshmallow? Oh, devo guardare oltre l'apparenza, giusto? Mm-hmm. Ho detto che sei un cavallo, ma forse non lo sei. Magari non ti è ancora cresciuto l'unicorno. Per questo sei triste. Metto la mano sulla tua fronte. Marshmallow mi ha appena mostrato un pezzo della sua vita. Penso che potrei credere a qualsiasi cosa dopo oggi. Deve farti male, poverina. Ecco perché la sfreghi sempre. È come per il mio fratellino con i dentini. Mi ha dato un po' fastidio, ma non ho pensato quanto fastidioso fosse per lui. A volte ce la prendiamo con i più piccoli della famiglia, ma in realtà gli vogliamo bene. Voglio un sacco di bene a Paxton. Immagino che anche la tua famiglia ti ami molto. E scommetto che le manchi. Li senti, Marshmallow? Torna da loro adesso. Ciao, vi ho riportato questo. Ah, un mostro! Non sono un mostro, è che Polly e la signora Pocket mi hanno chiesto di... Ho mangiato Polly e la mamma! No! No, 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 non ho mangiato nessuno! Ah! Deve essere successo qualcosa di grave. Dobbiamo tornare. Cosa dicevi prima? È una serata indimenticabile e non la scorderò mai! Ciao! Indietro! Aspetta, voglio solo proteggervi! Come puoi tu proteggere noi da te? Da me? Ma io non sono un mostro, preferisco il termine criptide. Wow! Basta mordermi, piccolino! Bravo, figliolo! Fa vedere a quel mostro gigante di che pasta sono fatti i Pocket! Sono amico di Polly! Per favore, staccatelo dal dito! Oh! Sei un suo amico! Scusa se abbiamo pensato che volessi mangiare Paxton! Oh no! Non ho denti abbastanza affilati! Poi lo Yeti disse... Oh, state bene! Ah! Oh, siete voi? Con degli unicorni? Ciao! Grazie per esserti preso cura di loro, Bigfoot! È stato un piacere, signora! Ora so che esiste un sistema antimostri e che il piccolino ha i denti! Grazie mille per il passaggio! Perché non restate per mangiare dei marshmallow insieme a noi? Oh no, ancora! Marshmallow!
lei? Paxton, scusami per prima. I tuoi dentini possono prendersi tutto il tempo che vogliono. Ti voglio bene, Polly. Anch'io ti voglio bene, Paxton. Chi ne vuole ancora? Oh, uffa, non ci posso credere.